Benvenuti tutti a questo nuovo video dal titolo Come essere percepiti, scelti come i migliori sul mercato a cui affidare un immobile in vendita. Guardiamo audio, direi che ci siamo, sono a fuoco. Sì. Allora, prima di andare avanti, per chi non mi conosce, sono Simone Rossi, sono primo team 2018, 2019, 2020 Remax, tra i primi 20 agenti immobiliari al mondo su 122.000 agenti Remax. E per fatturato prodotto, ok? Per cui se ti interessa gli argomenti che andrò a trattare sono tantissimi, sono tantissimi video che sono andati anche meglio del previsto, vi ringrazio. Fate iscrivetevi al canale così insomma sarete in grado, perché ci sono delle novità veramente interessanti. Inoltre nel link in descrizione ci sono gli altri temi, delle informazioni che vi invito a dare un'occhiata. Ma bando alle ciance, veniamo a noi, come essere percepiti e scelti come i migliori. Allora, tutto questo discorso che vi andrò a fare viene da osservazioni che io ho fatto al di là del nostro paese, perché negli Stati Uniti, su quella che viene definita una strategia che nasconde il prezzo, ok? In questo caso nasconde la mediazione che devono pagare, nascondere una parola in proprio, però non trovare un argomento. Io ho visto diverse pubblicità e ho cercato poi di adattarle, faccio degli esempi, padelle, di materassi, di finestre. Ok? Cosa avevano in comune? Il fatto che queste cose tu le pagavi e in realtà le avevi gratis. In che modo? In che modo facevano sparire il prezzo, ragazzi? Le padelle. Queste padelle ti danno la possibilità, acquistandole, di risparmiare X euro di gas all'anno, perché rimangono più calde, si scaldano prima, hanno una diffusione del calore migliore, eccetera, eccetera. Quindi, se tu paghi 300 euro, in realtà le risparmi in gas in 2 anni. Ok? Materassi. Se compri questo materasso che costa 3.800 dollari, avrai la possibilità di non avere male alla schiena, perché è fatto con 1 miliardo di molle, con le piume di 10 oche diverse, eccetera, 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 eccetera. E a quel punto cosa succede? Che non dovrai mai andare dal chiropratico, non dovrai mai prendere le medicine, non dovrai mai andare dal fisioterapista, starai bene. Tutta roba, questa quanto vale? In realtà vale 1 anno di quello che avresti dovuto spendere facendo tutta questa roba, 1 o 2 anni, adesso non mi ricordo. Finestre. Adesso c'è 110, però in una casa, una situazione normale è comprare le nostre finestre particolari, speciali, a abbattimento energetico, e a quel punto tu spendi 4.200 euro, ok, ma in 6 anni le hai gratis perché hai risparmiato acqua, luce, gas, tutta sta roba qui, ok? Questa è la strategia tale per cui noi ti stiamo vendendo una cosa regalandola, ok? Per cui questa roba va adattata, perché messa nella maniera corretta, la gente percepisce il fatto che in realtà non sta spendendo, ma sta investendo, ok? In un mercato, e noi siamo molto fortunati, perché farlo sulla padelle, vabbè, 300 euro, però in realtà possono costare anche molto di più, ma farlo in un mercato dove in ballo c'è una situazione molto alta, molto grossa, ci dà la possibilità di farlo sparire molto più agevolmente, se siamo bravi a farlo, esponiamo il materiale di marketing giusto, eccetera. Se io vi devo dare infarinatura, è chiaro che il materiale di marketing fa parte di tutti i nostri percorsi, eccetera, nella descrizione hai tutto, però intanto ti do un'indicazione. Per cui, nel momento in cui hai una casa che vale 300.000, ok? La media italiana è quella di avere uno sconto medio dell'11% sul prezzo, per cui prendiamo la calcolatrice. 300.000 meno 11%, per cui mediamente in Italia, non mi ricordo di quant'era questa statistica, adesso non mi dite no, è l'8, il 5 da me, è una media italiana. Che però nel momento in cui tu hai nero su bianco una carta del Sole 24 Ore e lo usi nel modo giusto, è la media italiana del Sole 24 Ore, 11%, significa che mediamente quando si chiede 300.000 il proprietario netto in tasca ha 2,67. Nel momento in cui invece lo affidi a noi, ok, noi abbiamo uno sconto medio rispetto al prezzo dell'1%, per cui in realtà il netto a questo punto diventa 297.000. Per cui è vero che noi ti chiediamo il 3 4%, ma nel momento in cui tu ci affidi l'immobile, stai guadagnando il più 6%. Per cui non è che siamo gratis, ti stiamo facendo guadagnare dei soldi. E
È chiaro che questa roba va messa giù nel materiale pubblicitario, nel marketing, e va esposta in maniera corretta nella listing presentation, tutta roba che insegno ovviamente nei percorsi formativi ai miei studenti nel farlo in maniera corretta. Stessa cosa nel tempo, ok? Mediamente una casa si vende in 127 giorni, noi ci mettiamo 42 giorni. Quindi significa che affidandolo noi vendi in X giorni, meno X giorni. Questa è la strategia per far sparire il prezzo. È chiaro che detta così è abbastanza semplice, però dietro c'è tutta una struttura, una procedura, dei materiali, delle evidenze, e il modo in cui esporlo davanti al cliente, come farlo emergere, eccetera, 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 perché la cosa importante è che non sei tu che lo dici, ma fai in modo che a questo ragionamento ci arrivi lui per un filo logico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo video è terminato, spero che questa informazione ti possa essere stata utile e ti invito sostanzialmente a cercare di adattarla al tuo sistema. Questo è il modo per essere scelti, far sparire il prezzo. Ti auguro di riuscire a farlo anche lui. Sotto trovi appunto la possibilità di rimanere iscritto al canale e ancora sotto un link in descrizione per accedere ai nostri percorsi formativi che trattano questo e tanto 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 altro. Ciao, alla prossima ragazzi!